a Torino ci sono, gli pagheranno i contribuenti con i soldi del rimborso elettorale, ci sono grossi manifesti del PD enormi che campeggiano in tutta Torino con un'immagine di manifestanti davanti alle reti del cantiere dove c'è un operaio che lavora con scritto c'è chi tira pietre, chi devasta il paese, noi stiamo con chi lavora, e filmato PD. Questa è propaganda di regime e chiaramente noi cerchiamo di contrastarla, però i mezzi che abbiamo noi non sono i mezzi della grande informazione, come qualsiasi movimento di opposizione che non riesce mai a raggiungere il grosso pubblico, se no chiaramente chi vuole essere informato, specialmente oggi che c'è la rete, può essere informato su tutto. Chi non vuole essere informato e si accontenta dei telegiornali deve per forza è costretto a passare all'informazione di regime, perché un politico che cura l'immagine deve appunto contare anche balle se serve per l'immagine. Noi siamo un movimento in cui ci sono tante anime, tante cose, abbiamo un obiettivo comune, quello di contrastare questo progetto nefasto del TAV, e chiaramente diciamo quello che pensiamo e lo diciamo con i nostri mezzi, con i nostri media, con le nostre parole. Non abbiamo bisogno di curare l'immagine, chiaramente tutto quello che dice l'informazione è falso, non esiste un movimento di, non esistono i buoni e i cattivi, esiste un movimento popolare in cui ci c'è una grande massa di persone che è contraria al TAV e si muove con le proprie mezzi, le proprie possibilità, facendo appunto manifestazioni grosse, facendo presidi, facendo tutto quello che si può fare per manifestare il proprio dissenso, ed esiste una parte più attiva, più giovane, più anche disposta a mettersi in gioco, che magari fa azioni un po' più decise, che sono proprio quelle. Poi in realtà loro dicono che si va a attaccare l'attacco militare alla polizia, in realtà non esiste, l'obiettivo non è mai attaccare la polizia, l'obiettivo è tagliare le reti e l'obiettivo è rendere la vita dura al cantiere, far capire che questo cantiere non può lavorare, un cantiere che sono previsti 10 anni, che però saranno 20 perché tutte le grandi opere non rispettano mai i tempi progettati, non potrà lavorare 20 anni con questo disturbo continuo, con questa opposizione continua della gente, e quindi se ne devono andare.